Lo aveva anticipato nelle scorse settimane, il numero uno del Viminale, Matteo Piantedosi, arriverà a Foggia lunedì 6 febbraio. Il ministro dell'Interno presenzierà presso la prefettura di Foggia il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Maurizio Valiante. Ritengo una priorità assoluta proseguire e rilanciare con fermezza e determinazione l'azione di prevenzione e contrasto del crimine organizzato, aveva dichiarato di recente il ministro in occasione di un'interrogazione parlamentare presentata dal Movimento 5 Stelle. Il territorio di Foggia, poi aggiunto, è da tempo segnato dalla presenza di un'aggressiva criminalità organizzata che, come tipico dei sodalizi mafiosi, orienta i suoi interessi verso la vita economica e tende ad infiltrare il tessuto sociale e amministrativo locale col fine di radicarsi e perseguire in tal modo i propri fini illeciti. La mafia foggiana, inoltre, dichiarato il ministro, si sta caratterizzando per l'esercizio di una violenza fisica e talvolta eclatante. Da questo punto di vista è quella che più si avvicina alla mafia corleonese, quella che spara ancora e uccide, fa operazioni eclatanti come l'assalto ai portavalori, anche al costo di operazioni spettacolari sulle autostrade. Per combattere l'assetto criminale della provincia, già da tempo è in atto un'intensificazione delle attività di contrasto poste in essere dalla magistratura e dalle forze di polizia, e in tal senso c'è stato un significativo rinforzo delle strutture di contrasto sul territorio.